Gli anni 90 sono stati indiscutibilmente un periodo di grande transizione per il calcio. In quell'epoca ci sono stati cambiamenti significativi nelle regole del gioco che hanno ovviamente avuto un forte impatto dentro il rettangolo verde. Una di queste in particolare ci ha portato al calcio al quale stiamo attualmente assistendo e si tratta dell'abolizione del retropassaggio al portiere. Max Allegri, interrogato sull'argomento, racconta: tutto diventò più veloce. Prima un quarto d'ora dalla fine le partite morivano. Boniperti lasciava lo stadio. Oggi, negli ultimi 10 minuti, le gare si rovesciano. Nel 1992, anno in cui quella direttiva diviene effettiva, si capisce però che bisogna fare un passo in più. Le partite sono ancora troppo noiose. Ci si avvicina all'europeo svedese con la paura di assistere a troppi pareggi che annoiano il pubblico. Il ricordo del deludente mondiale d'Italia 90 è ancora fresco. Troppi pari sia nella fase a gironi che in quella d'eliminazione diretta. Il motivo è semplice. Finiti i tempi regolamentari, le squadre attaccano senza convinzione. Non vogliono scoprirsi e rischiare di perdere per qualche ingenuità. Preferiscono giocarsela alla lotteria dei rigori. Bisogna assolutamente trovare una soluzione per evitarlo. La risposta, caso strano, arriva dagli inglesi tramite una lettera pubblicata sul Times ed è molto semplice: introdurre la sudden death, ovvero morte improvvisa. In parole povere, l'idea è questa: il primo che segna vince. Il suggerimento vale anche per la fase a gironi. Niente rigori, ma avanti ad oltranza fino a che qualcuno non fa gol. Abolizione totale del pareggio come risultato. L'UEFA insiste e nonostante se ne discuta, molti non sono d'accordo. Anche un grande giocatore come Marco Van Basten dice che ha sbagliato. Porterebbe i giocatori allo stremo delle forze. È veramente troppo. Le prime gare dell'Europeo del 92 però non sono entusiasmanti. Tanti, tantissimi pareggi con ogni squadra che fa i propri calcoli. Così, incredibilmente, Aigner, segretario generale dell'UEFA, prova perfino a inserire la regola a manifestazione in corso. Fortunatamente non ci riesce. Però quello a cui si sta assistendo, ovvero una sfilza di match soporiferi, convince la FIFA a valutarne davvero l'introduzione. Se ne continua a discutere e si arriva a un dunque. Vada per la sudden death, ma solo nei match ad eliminazione diretta. Il primo che segna i supplementari vince e nel caso non arrivasse al gol, salvaguardia dei calci di rigore dopo i 30 minuti extra. Inoltre il nome ha una connotazione negativa e va cambiato. Commercialmente non funziona. Si chiamerà Golden Goal. Il nome perfetto per una rete che vale oro. Qualcuno applaude dicendo che incentiverà le squadre ad attaccare per non finire alla lotteria dei rigori. Altri invece non sono d'accordo. Il dubbio è che se prima i team avevano paura di scoprirsi, figuriamoci dopo l'introduzione di quella regola, dove la minima distrazione può costare la gara. In quel caso invece dello spettacolo verrebbe incentivata l'attenzione tattica. Ma FIFA e UEFA sono d'accordo. Si farà. Prima, però, bisogna testarlo. Primo tentativo al Mondiale Under 20 del 1993. Ai quarti di finale si presenta la prima occasione di assistere alla nuova regola. Nei supplementari del match tra Australia e Uruguay, sul risultato di 1-1 al 99esimo minuto, Anthony Carbone, giovane australiano di origini italiane, su un cross dal fondo in sacca di testa, regala il passaggio alla semifinale. I giocatori uruguagi ricordano: eravamo a terra distrutti quando il nostro compagno Oliveira venne verso di noi incominciando ad incitarci. Ragazzi, andiamo a pareggiare. Insomma, non tutti avevano ben chiaro il funzionamento della nuova direttiva. Dopo quella gara si continua a testare. Non tutti sono convinti. Non dare la possibilità alla squadra avversaria di recuperare sembra quasi antisportivo. Nel 1994 ne approfitta la nostra nazionale, negli europei under 21 e non in una partita qualsiasi. Infatti, dopo aver superato la Francia ai rigori in semifinale, il Golden Goal va in scena nella finalissima contro il Portogallo. Dopo un match complicato, nel primo supplementare, al 97esimo minuto, la risolve il subentrato Orlandini con un sinistro magico dal limite dell'area. Italia, under 21, campione d'Europa per la seconda volta. Le facce degli sconfitti mostrano a tutti quanto può essere brutale quella regola. Poco più tardi il mondiale americano è alle porte e gli statunitensi insistono. Vorrebbero non solo il Golden Goal, ma anche il modo per non assistere a pareggi nella fase a gironi. La FIFA esclude che si possa utilizzare nella prima fase e temporeggia per inserirla in quella d'eliminazione diretta. In quella rassegna mondiale non ci sarà. Si continua a testare in competizioni meno seguite, come il campionato giapponese, finché non diventa ufficiale. Poco importa se qualcuno si oppone. FIFA e UEFA sono d'accordo. Il Golden Goal ci sarà. Negli anni a venire, questa nuova regola deciderà alcuni dei più grandi trofei calcistici. Nel 95 la rete di Paul Tait al 103esimo minuto regala la vittoria del Football League Trophy al Birmingham. Alan Parry commenta il Golden Goal con una frase che passa la storia. We can say with absolute certainty, that's the winner.
Per i trofei veramente importanti però bisogna aspettare il 1996 e più in particolare l'europeo che si disputa in Inghilterra. In quella competizione la nuova regola mostra tutti i suoi limiti. Nella fase di eliminazione diretta su 7 partite ben 4 finiscono ai rigori, 2 quarti di finale ed entrambe le semifinali. Le squadre una volta arrivate ai supplementari sono paralizzate, spaventate di poter uscire da una competizione così importante per qualche errore in fase difensiva. La finale però è differente, si gioca, caso vuole, a Wembley il 30 giugno 1996. A sfidarsi la Repubblica Ceca di Pavel Nedved e la Germania di Klinsmann. Le due squadre si erano incontrate già nella fase a gironi e avevano sbattuto fuori l'Italia, non capace con Zola di segnare un rigore che probabilmente sarebbe stato decisivo. La tensione è alle stelle, lo si percepisce dalle facce di giocatori e staff. È l'occasione della vita per i cechi che non hanno mai vinto nulla. I due team giocano a viso aperto e ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Germania vicinissima al gol e poi la partita la sblocca un calcio di rigore. Il futuro pallone d'oro Sammer atterra Poborski praticamente sulla linea dell'area. L'arbitro Pairetto non ha dubbi e assegna il penalty. Berger fa 1-0 al 59esimo. I cechi ci credono, anche perché la Germania sembra stordita. Vox così butta dentro Oliver Bierhoff, che in quel torneo ha giocato solo 2 partite nel primo turno, segnando 0 reti. Ovviamente i tedeschi li salva lui. 73esimo, punizione sulla tre quarti e palla in area. Il numero 20 la butta dentro con la sua specialità, il colpo di testa, 1-1. Da quel momento le squadre ci provano. Vogliono la coppa, ma si va ai supplementari che durano poco, anzi pochissimo. 95esimo, Bierhoff protegge un pallone in area, si gira e calcia di sinistro senza neanche guardare. Il tiro non è molto forte e viene deviato. Il portiere Kuba non sfoggia una delle sue migliori prese e la palla finisce in rete. 2-1. Gol, anzi, golden goal. La Germania vince l'europeo. Nessuna possibilità d'appello per i cechi che sono moralmente a pezzi. Quella rete in una delle competizioni più importanti cambia la storia del calcio. Dopo quella partita, l'occasione di assistere nuovamente ad un golden goal si ripresenta il 15 novembre 1997, nello spareggio tra Giappone e Iran in una partita per accedere al campionato mondiale. Sul 2-2 gli abitanti del paese del Sol Levante si qualificano grazie ad una rete di Okano al 105esimo minuto. Solo un mese dopo, nella semifinale della Confederations Cup, tocca all'Uruguay soccombere a causa della crudele direttiva. Ancora contro l'Australia, 1-0 dopo solo un minuto dall'inizio dei supplementari. Gli australiani festeggiano, ma non sarà una rete che rimarrà nella mente degli appassionati, dato che in finale ne prendono 6 dal Brasile. Quando viene inserita una nuova norma, solitamente c'è sempre qualche squadra che si specializza a farne uso. E senza dubbio chi ha beneficiato di più del golden goal è sicuramente la nazionale francese. Si parte dal campionato del mondo 1998, la prima edizione che vede l'allargamento a 32 squadre la possibilità di effettuare ben 3 sostituzioni. Si gioca in casa dei francesi. La nazionale transalpina passa da prima al girone, ma il suo gioco non convince. I problemi vengono a galla agli ottavi di finale contro il Paraguay. 28 luglio 1998. I sudamericani mettono in difficoltà i blues. È una partita vera tra una piccola nazionale e una fatta di campioni come Zidane, Djorkaeff ed Henry, che però sbattono contro il fenomenale Chilavert. Ci provano, ma non riescono a sbloccarla. Alla fine dei 90 minuti, dagli spalti arrivano i fischi ai padroni di casa, che sulla carta avrebbero dovuto dominare. Troppi errori e limiti tattici. Nei supplementari i francesi ci provano, ma il numero 1 paraguayano è fenomenale. Dopo 113 minuti, però, la partita finisce. A 7 minuti dei calci di rigore, Trezeguet appoggia una palla d'oro a Blanc che questa volta batte il numero 1 avversario. Golden goal. La partita è finita. I giocatori biancorossi sono disperati, piangono, erano vicini all'impresa da netti sfavoriti. Barthez va a rincorrare Chilavert, la Francia scampa l'eliminazione che era ad un passo. I City titolano, il golden goal salva una brutta Francia. Battono ai quarti la nostra nazionale ai rigori, dove tra l'altro Baggio non riesce a segnare la rete decisiva nei supplementari per questione di centimetri. Battono la Croazia in rimonta in semifinale e infine asfaltano il Brasile 3-0 allo Stade de France, campioni del mondo. Nelle altre competizioni non si vedono gol decisivi all'extra time. Si arriva quindi al campionato europeo del 2000, che si gioca in Belgio e Paesi Bassi. Squadre favorite? Tante. Il torneo rispetta più o meno i pronostici, a parte l'eliminazione di Germania e Inghilterra nella prima fase. Anche ai quarti poche sorprese, ed in semifinale si presentano di nuovo i Blues contro un sorprendente Portogallo. La partita è complicata e nervosa. Nessun tiro per 20 minuti. La Seleção da Esquinas, però, sblocca la gara con un tiro pazzesco di Nuno Gomes da fuori area. Poi non succede praticamente più nulla fino al 51esimo, quando Henry trova il pareggio.
si arriva senza grosse sorprese al 90esimo. Manca pochissimo alla fine e i portoghesi vanno vicinissimi al match point. Colpo di testa di Abel Xavier e parata da brividi di Barthez. Si va ai supplementari e lo spettro del golden goal blocca i due team, fino al 117esimo minuto. Trezeguet viene lanciato a rete, ma si allunga la palla. Victor Baia interviene sulla sfera, ma sulla ribattuta Wiltord batte in porta e sempre Abel Xavier praticamente la para. Rigore a 3 dalla fine. Le proteste non servono, sul dischetto ci va il numero 10. Zinedine Zidane, sguardo di ghiaccio, rincorsa e golden goal. La Francia è in finale. Il match decisivo è contro l'Italia, che è appena uscita vincitrice dallo scontro contro i favoriti padroni di casa. Gli azzurri hanno sconfitto l'Olanda in una partita che rimarrà nella storia per le parate incredibili di Francesco Toldo. Il 2 luglio 2000 a Rotterdam va in scena la partita conclusiva del torneo, Italia contro Francia. Una classica tra due nazionali che non si amano. È una gara a scacchi, ma entrambe le formazioni ci provano. Nel secondo tempo succede di tutto. Henry non trova il compagno in area per questione di centimetri. Poi arriva il momento dell'Italia. Su un cross di Pessotto al 55esimo del vecchio segna. 1-0. Poco dopo il subentrato Del Piero ha un'occasione colossale che chiuderebbe il match. Ma sbaglia. Non manca molto, i francesi ci provano in tutti i modi. Ma sbattono su un formidabile Francesco Toldo. Prima Wiltord e poi Henry. Il momento chiave è pochi minuti dopo. Pinturicchio davanti a Barthez sbaglia uno di quei gol che ha sempre segnato ad occhi chiusi. Sarebbe stato il match point. Si arriva oltre al 90esimo. La panchina è tutta in piedi pronta a festeggiare. I Blues attaccano disperati e Wiltord questa volta riesce a superare il numero 1 azzurro. 1-1. A pochi secondi dalla fine. Gli italiani sono demoralizzati e stanchi. È un colpo che fa male dopo aver praticamente sfiorato la coppa. Si va all'extra time. Le due sfidanti, nonostante la tensione, continuano a provarci senza convinzione fino a 2 minuti dalla fine del primo tempo supplementare. Già, perché proprio in quel momento ci pensa una giovane riserva, David Trezeguet. Con la sua incredibile coordinazione, di sinistro insacca al 103esimo minuto. Il secondo golden goal del torneo è di nuovo dei Blues. La Francia è campione d'Europa. L'Italia è disperata. Il suo destino è stato segnato da quella spietata regola introdotta anni prima. Dopo quella finale arriva l'occasione di assistere al golden goal anche nelle partite tra club. Per la Supercoppa UEFA del 2000 si sfidano Real Madrid e Galatasaray. Blancos netti favoriti dopo aver spazzato via il Valencia in finale di Champions. Un rigore per parte nei tempi regolamentari e poi all'extra time la sorpresa. Jardel al 103esimo mette in porta il gol decisivo. I turchi vincono la Coppa contro il Real di Raul e Figo. Nel 2001 la regola mette in mostra tutta la sua spietatezza. Nella finale di Coppa UEFA si incontrano il Liverpool e l'Alaves. La partita è folle. 3-1 per i Reds al 40esimo. Due gol in 2 minuti dei baschi portano la partita in pareggio. Fowler al 72esimo riporta in vantaggio gli inglesi, ma all'88esimo Cruyff la riaggancia. Si va ai supplementari e l'unico modo per l'Alaves di compiere l'impresa è andare ai calci di rigore. Superano la prima parte dell'extra time e poi, a 4 minuti dalla fine, la beffa. Geli, esterno sinistro degli spagnoli, anticipa di testa il suo portiere ed insacca. Autorete che è anche il golden goal. Sicuramente uno di quelli più dolorosi. Uno di quelli che non si dimenticano. Si passa quindi ai mondiali del 2002 e più in particolare agli ottavi, dove c'è di mezzo di nuovo l'Italia. Dopo una faticosa qualificazione nella fase finale della competizione, la nostra nazionale trova agli ottavi i padroni di casa, la Corea del Sud. È un match che passa alla storia e che ha come protagonista principale l'arbitro Byron Moreno. I coreani, dopo aver subito gol da Vieri al 18esimo, passano tutta la partita a picchiare gli azzurri. Impuniti, trovano il pareggio all'88esimo riuscendo a portare la gara all'extra time. Al 117esimo, Han, giocatore del Perugia, salta in testa Maldini e segna il golden goal che regala la qualificazione alla Corea. Italia fuori dai giochi. Gli asiatici escono in semifinale dopo aver battuto la Spagna in un altro match chiacchierato. Si parlerà di complotto e partite pilotate. Probabilmente così, ma poco importa. La nazionale esce dal Mondiale 2002 per una rete decisiva a 3 minuti dai calci di rigore. Nella stessa competizione quella regola però è croce delizia del Senegal. Agli ottavi un gol al 104esimo contro la Svezia porta a qualificazione ad uno storico quarto di finale. Proprio ai quarti però la nazionale africana subisce il golden goal al 97esimo minuto dalla Turchia, che arriverà fino in semifinale conquisterà addirittura il terzo posto. Quelle reti così importanti incideranno sulla storia della competizione. Nel 2003 tocca nuovamente alla Francia nella finale di Confederations Cup contro il Camerun.
Tutto quello accaduto nell'arco di 10 anni convince la FIFA che questa regola deve essere messa da parte. Ha fallito il suo compito, non ha aumentato la drammaticità dei tempi supplementari, non ha spinto le squadre a cercare la vittoria, anzi ha creato l'effetto opposto. La UEFA però ha un'altra idea, vuole introdurre una direttiva che si farà odiare a tal punto che quella precedente sembrerà un grandissimo successo. La proposta è il Silver Goal, un compromesso. La rete segnata nell'extra time non termina la partita, ma consente il completamento del solo tempo aggiuntivo nel quale è stato segnato. Molti dicono sia una follia, ma diventa ufficiale nel 2003. A febbraio del 2004 però la FIFA ci ripensa. Non funziona, devono tornare i classici, emozionanti tempi supplementari di una volta. Agli europei del 2004 però il Silver Goal c'è e mostra tutti i suoi limiti. In semifinale la Grecia segna l'1-0 contro la Repubblica Ceca al 105° minuto, non dando nessuna possibilità agli avversari di recuperare. Il 5 luglio diventa ufficiale. Abolizione del Silver e Golden Goal. Impossibile dire che sia stato un successo. Più complicato affermare che sia stato un fallimento totale. Molti sostengono che a differenza delle aspettative ha soffocato il gioco offensivo. Non ha fornito il cambiamento che tutti si aspettavano. Ha però creato leggende e lasciato un segno indelebile in un'era gloriosa. Quella regola si è intrecciata nella narrazione di alcuni dei momenti più iconici della storia del calcio.